Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo una pasta gustosissima che sa di mare, saporitissima, la calamarata con mazzancolle e melanzane. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono la pasta calamarata, che non sono nient'altro che i paccheri divisi a metà, le mazzancolle, ci sono circa 250 grammi, una melanzana abbastanza grande, media tagliata a cubetti, 6 pomodori pizzutello tagliati a pezzettini, uno spicchio d'aglio, un cucchiaio abbondante di prezzemolo, olio, sale e del pepe bianco a piacere. L'acqua per la pasta sta per venire a bollire, la prepareremo in neanche 20 minuti e allora mettiamoci subito a cucinare. In questa casseruola grande ho aggiunto un cucchiaio abbondante di olio extravergine d'oliva, è già arrivato a temperatura. Aggiungiamo l'aglio, lasciamolo dorare qualche secondo e nel frattempo sto portando anche a bollire l'acqua per la pasta. Si è dorato bene, aggiungiamo le melanzane e facciamole saltare 2-3 minuti a fiamma bella viva. Diamo una bella mescolata e aggiungiamo un pizzico di sale che aiuterà ad ammorbidirle bene. Giratele spesso così che si insaporiscano bene con l'aglio e non brucino. Ora togliamo l'aglio che non ci serve più, andiamo ad aggiungere i pomodorini. Abbassiamo leggermente il gas, fiamma minimo, mi raccomando. E lasciamoli cuocere per circa 10-15 minuti. L'acqua bolle, è già stata salata, buttiamo la pasta, lasciamola cuocere per il tempo indicato sulla confezione e poi la scoleremo al dente direttamente in padella. Nel frattempo qui manca pochissimo e poi aggiungeremo le nostre mazzancolle. C'è un profumino qui che non so dirvi. Ho rialzato la fiamma, andiamo ad aggiungere le mazzancolle, aggiungiamo ancora un pizzico di sale, il pepe bianco e una parte del prezzemolo. Facciamo saltare per 2-3 minuti e il nostro condimento per la pasta è prontissimo. Non fatelo cuocere più di 3 minuti, altrimenti poi la mazzancolla diventa dura e gommosa da masticare. Ho tenuto da parte un po' di acqua della pasta, è arrivato il momento di scolarla direttamente nella casseruola insieme alle nostre mazzancolle, le nostre melanzane. Aggiungiamo un po' di acqua di cottura, non tantissima, e ora diamo una bella mescolata, lasciamo insaporire bene bene tutto. Aggiungiamo la rimanente parte del prezzemolo. Un giro di olio crudo e io sono pronta a impiattare. Eccoci qui, la nostra calamarata con mazzancolle e melanzane è pronta per essere gustata. Qui c'è un profumino in cucina che non vi so dire. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Ci vediamo domenica prossima. Mi raccomando, non perdetevi tutte le altre ricette estive che ci sono sul canale. Ci sono più di 200 ricette che vi aspettano. Buon appetito a tutti e io vado a mangiare. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.